le TikToker. Allora, Creagerty, per descrivere questa esperienza, sicuramente imprevedibile, faticoso e entusiasmante. Sicuramente io ho avuto tanta paura di perdere magari qualche rapporto che c'era a casa, o più che altro non senti le persone che hai a casa, nel senso avevo tanta paura magari che tornavo, ma questo a livello di amici, perché ovviamente mia mamma piangeva tutti i giorni che non ci vedevo, che non mi vedeva e tutto. Invece una sicurezza che ho avuto quando sono tornata, sicuramente che certi rapporti che magari sono stati un po' titubanti prima di partire si sono stretti ancora di più, perché hanno visto l'esperienza che ho fatto, io gliel'ho raccontata tutta entusiasta, poi ovviamente senza relato di spoiler, però comunque. E quella è una cosa che mi ha aiutato tanto e mi ha fatto capire che sono veramente le persone che contano per me, tantissimo, questo tanto. A me una sicurezza è stato il fatto che io sono riuscita, cioè inaspettatamente, sono riuscita comunque a cavarmela, a essere contenta, a vivermi bene un'esperienza in cui non avevo niente, e io sono la classica persona che se si ferma la macchina smette a piangere per una settimana. E quindi con la sicurezza che posso fare ciò che voglio e che non servono per forza i comfort e il lusso per poter fare un viaggio, anche per poter in generale fare esperienze e vivere la vita. È stato abbastanza strano, più che altro perché cavolo, i gossip, condividiamo tutto noi, qualsiasi cosa, le storie, che ne so, sei in un posto carino, lo vuoi immortalare, non puoi perché non hai il telefono, e quello un po' più che altro noi siamo nate così, noi condividiamo quello che facciamo con una certa community. Poi ci sono state esperienze veramente da immortalare, belle, cavolo, da far vedere, quello un po' ci ha fatto rosicare, essendo un programma televisivo poi vedremo lo stesso, sì, però certo. Appunto in quel momento dicevi madonna, questa cosa vorrei troppo farla vedere, la foto insieme followers, piuttosto che il TikTok, un video insieme. E questa è una domanda un po'... Vabbè, sicuramente io leggo lo zaino, sicuro, non saprei bene dove, però qualcosa che si faccia vedere anche solo che io e lei abbiamo uno zaino spazio. Il sorriso più la fatica? Allora, la fatica è stata tanta. Tanta. Secondo me il sorriso viene dopo che fa il programma, sì. E che quindi ripensa a tutte le cose che hai fatto e dici cavolo che figata, stupendo, emozioni stupende, ma il momento in cui la lo vedi è terribile, fatica, brutti così, la mattina ti devi svegliare alle 5, non ti puoi lavare perché magari l'acqua è anche contaminata, quindi devi lavarti solo con l'acqua della borraccia, capite, la videccia, tutte cose un po'. Ma comunque stare, dormire no? Da sconosciuti, due ragazze, è vero che c'è la sicurezza, però io comunque c'avevo paura, no? Sì, quindi nel sacco a pelo così stretto, stato faticosissimo. Però bellissimo come esperienza di vita, bellissima come esperienza di vita, ma molto faticosa, ma molto contenta di averla fatta.